I porti di Genova e Savona stanno subendo una rivoluzione epocale su tutti gli aspetti, in particolare sull'aspetto croceristico. Genova, nello specifico, l'anno scorso ha raggiunto record per passeggeri toccati e quindi si sta evolvendo per adeguare quelli che sono i suoi accosti ad ospitare un numero sempre maggiore di navi e di passeggeri. Nello specifico, gli interventi eseguiti sono interventi di predisposizione delle banchine e dei fondali per ospitare le nuove navi di categoria World Class. Gli interventi terminati sono tutti i dragaggi e quindi la preparazione del fondale proprio per ospitare queste mega navi di dimensioni molto grosse, gli interventi di adeguamento del sistema di banchina, in particolare della banchina di Ponente. Sono anche previsti tutta una serie di interventi all'interno del sistema a macchia di leopardo volti proprio al completamento di questo potenziamento. Gli interventi che abbiamo in corso di esecuzione in questo momento sono l'ampliamento e la modifica con la riprofilatura di Ponte dei Mille lato Levante. E serve per poter ospitare a destra e a sinistra, quindi a Levante e Ponente di stazione marittima, contemporaneamente due navi di categoria massima. Poi abbiamo un intervento importantissimo al quale l'autorità ci tiene in maniera specifica, che è quello dell'elettrificazione delle banchine. È un intervento che consentirà alle navi di sostare a motori spenti e quindi di migliorare l'impatto ambientale, l'impronta che ha il porto sia sull'ambiente che sulla città e soprattutto sui quartieri retrostanti, andando a ridurre in minimi termini tutte le emissioni in atmosfera.